sempre delle foto tratte dagli anni. Questo è abbastanza a colori. Questo è un tandem, eravamo a Riccione anche qua. Questo è molto bello. E poi c'ho le riviste se vuoi vederle. Vedi, Augusto, eravamo a cavallo, in tre. Qui con i nomadi, appunto, un gruppo di nomadi. Ecco, questo è un paio di pantaloni dipinto da Augusto, che me l'ha fatto per il mio compleanno. Qui eravamo cotti perché la sera prima eravamo stati su in piedi. Sempre il casino qua. Ecco, questa è una foto che avevo invece da qualche parte. E il reparto nomadi, ecco, queste sono tutte quelle che ho, diciamo. Queste sono chitarre, proprio già parlano da sole, già il legno qua si esprime, guarda che roba, poi l'odore del legno. Vabbè, era un po' stonata perché insomma, era nell'astuccio per cui comunque mi sembra una gran chitarra questa. Che ne dici? Va bene per il blues, per Ma questa più che altro va bene per il jazz, però jazz è una parola un po' ampia, voglio dire, siamo un po'. Preferisco rimanere nel pop, nella zona pop rock dove posso difendermi, insomma, però. E appunto sì, ho avuto occasione di comprare queste chitarre ultimamente. Sì, sono un po' un feticista, però nel senso ho avuto l'occasione e le ho prese, le ho buttate. Poi mi sono servite per il disco che abbiamo fatto un CD l'anno scorso. È un CD di cover che ci hanno proposto di fare, è piaciuto a tantissima gente. Tra l'altro, vabbè, si trova da Fangareggi e anche da Max Records. E alcuni mesi prima di andare in sala, appunto, così c'era l'occasione di comprare queste chitarre. E allora pensavo, insomma, me ne compro una anche da studio, così se mi capita di fare un altro disco, oppure un disco intero, diciamo, completo non l'avevo mai fatto, avevo fatto dei brani, dei 45 giri, pure degli album per della gente, cioè però un album proprio, diciamo, con 12 pezzi, proprio fatto bene. Ah, lì c'erano tutti i gruppi più potenti del mondo, cioè erano a Woodstock 2, perché l'Holland Pop Festival, tra l'altro hanno fatto anche un video, cioè un film, si chiamava Stamping Ground. Ah niente, noi partimmo, arrivò questa notizia, io avevo 17 anni, questa notizia che, sai, perché allora i gruppi si ascoltavano solo in Italia, si ascoltavano solo dai dischi, o dalla radio dai dischi, cioè non venivano, sono cominciato ad arrivare dopo, che poi per 10 anni non sono più venuti perché gli tiravano delle cose sul palco, cioè addirittura c'era molta violenza. Io addirittura sono stato al Parco Lambro, al Festival del Parco Lambro di Milano, dove alla mattina dormivamo lì con i sacchi a pelo,
Alla mattina vedevamo tutte le baracchine che vendevano i formaggi, i panini, devastate, devastate, scaravoltate, gli rubavano tutto, c'è un lavoro. Allora, sì, a Rotterdam c'erano, partimmo, in 500, ma il tempo correva, non importava. Cioè, poi ci sono andato diverse volte, anche sempre in autostop così, a vedere questi concerti che duravano 3 giorni, 1 giorno, dipende, insomma, dipendeva dal periodo. Ah, lì c'erano tutti, c'erano i Pink Floyd, i Birds, Jefferson Airplane, Al Stewart, Pink Floyd, non so, già ripetuti, Santana, poi c'era i Flock, c'erano It's a Beautiful Day, c'erano i Jefferson Airplane, c'erano tanti gruppi, i Quintessence, c'erano dei gruppi, io mi ricordo quando Santana andò su, cioè non capivo più niente, proprio mi ricordo un passaggio di Timbales che mi cuoce, mi aveva cotto il cervello, proprio, cioè, le emozioni erano talmente grandi, sai, vedere, io andavo, mi interessava andare a vedere questi gruppi, mettermi lì davanti a 30.000, cioè dietro 30.000 persone, guardare i concerti, tutto. Poi vabbè, alla sera crollavi, davi a dormire sotto una pianta col sacapelo, mangiavi uno yogurt, perché lì non è che potevi dire vado al bar, cioè c'erano 30.000 persone, capito? C'era un lavoro che so che sai, essendo molto giovane, vedi energie. Non mi sono neanche ammalato, perché tra l'altro è venuto a piovere una sera e ho preso dell'acqua, però io ho dormito sotto questo tendone, c'eravamo in 5.000 sotto una tenda a dormire, cioè fatte. Però fresco come una rosa, capito? E quello era il periodo. Mi sono andato anche a Reading, a Londra, a vedere i Genesis, a vedere molti gruppi, ho conosciuto anche della gente.